Ciao e benvenuti a Cose a Caso, ovvero la mia rubrica sul collezionismo nerd, che risponde alla domanda: ma che senso ha essere uno sfigato se poi non puoi mostrarlo su YouTube? Ed infatti, eccomi qui, con un nuovo video che mostra un oggetto preso dalla mia collezione. L'oggetto di oggi altro non è che il Game Boy Advance. Game Boy Advance, chiaramente della Nintendo, c'è bisogno di dirlo, successore del Game Boy Color, a sua volta successore del Game Boy Classic, che è Pocket, Light, insomma, le varianti in mezzo. Il Game Boy Advance è uscito da marzo del 2001 in Giappone e a giugno in Europa e in Nord America. La cosa interessante è vedere release dopo release come la Nintendo, se prima aspettava un anno, dopo aspetta tipo 2 mesi per lasciare dal Giappone al resto del mondo dell'Occidente, la prova dell'enorme successo che hanno avuto queste console portatili della Nintendo, sempre con la capacità di giocare cambiando delle cartucce. Il bello è che sono retrocompatibili in genere, cioè puoi usare delle cartucce precedenti. Ovviamente quando cambia la generazione, come per esempio il Color e l'Advance, in questo caso la cartuccia dell'Advance non può essere usata su un Color o su un DMG, così come un Color non può essere usata su un DMG, ma l'Advance supporta Color e supporta DMG. La differenza nelle cartucce dell'Advance è anche estetica, perché si dimezza, diventa molto più piccola. Ma andiamo a vedere un po' più da vicino questo favoloso Game Boy Advance. Game Boy Advance rappresenta un'evoluzione del Game Boy sotto tutti i punti di vista, con un sacco di novità e aggiunte e delle prestazioni hardware comparabili al Super Nintendo. Sul retro abbiamo lo scompartimento destinato alle batterie. In alto, oltre al Game Link Cable, la più evidente novità di questa console portatile, i tasti left and right. Sul fondo, a sinistra, il tasto di accensione, mentre a destra l'uscita per le cuffie e il regolatore del volume. Il display ha adesso una risoluzione di 240x160 pixel, con un rapporto di 3 a 2. Purtroppo anche questo schermo non è retroilluminato. Vi faccio vedere la differenza di un normale Game Boy Advance rispetto a un Game Boy Advance in cui ho sostituito lo schermo con un display IPS. Se vi interessa, ho fatto un video tutorial dedicato all'argomento. Come potete vedere, ho messo lo stesso gioco in entrambe le console. Penso che la superiorità dello schermo IPS si commenti da sola, e soprattutto ritengo questa una delle migliori console portatili mai fatte. Grazie a uno schermo IPS si può davvero godere appieno di questo dispositivo. E con questo termino il mio favoloso, come sono modesto, video sul Game Boy Advance. Se l'argomento vi interessa, vi ricordo che nel canale è pieno zeppo di video su come modificare e aggiustare i vari Game Boy, tra cui il Game Boy Advance. Perciò se non siete iscritti, dovete rimediare subito iscrivendovi, cliccando sulla campanella. C'è un sacco di cose che potete fare. Grazie, alla prossima!